Buonanotte amici, eccoci ancora su Kingdom Hearts, sempre con le 2AM. Qui ci dicono che dobbiamo tornare nella città di mezzo, dove dobbiamo rincontrare Leon, che invece di telefonarci ci ha convocato e ci ha fatto fare il viaggio, anni luce di viaggio, per romperci i coglioni. E se non ci dà qualcosa di esagerato, noi gli daremo fuoco. Eccoci. Andiamo a sentire cosa c'hanno da dirci. Esatto, e chissà dove cavolo è Leon adesso. È nella caverna sotterranea, spesso si allena lì. Ok, andiamo a cercarlo allora. Qui c'è sta cassaforte che è... cartolina. Qualcuno ci ha mandato una cartolina. Forse sono già quei rompicoglioni di Tarzan, Jane e compagnia bella. Bene, entriamo nell'albergo, perché uscendo dall'altra parte arriviamo nella strada sul retro. Stanza 2. La strada sul retro, eccoci qua. Ebbene, Leon dovrebbe essere qui. E dobbiamo usare il trio per poter entrare qua dentro. Oh mio Dio, abbiamo spaccato. Abbiamo sfondato tutto in realtà. Bene, l'importante è che siamo di faccia, abbiamo tirato giù delle grate e c'è lui. Eccolo, hai trovato una serratura, veramente due. Dobbiamo chiudere anche la serratura della città di mezzo. Non potrò farcela. In effetti lui dice: ma tutta sta responsabilità solo io. Perché lui è il prescelto scarognato della situazione. D'accordo, mi avete convinto. Beh, non avevi alternativa. Va bene. Quindi torniamo indietro, andiamo a parlare con Sid. Ci spiegherà il gummi che abbiamo trovato e ci dirà che cosa magari serve. Esatto. Quindi dove cazzo è Sid? Primo distretto, negozio di accessori. Eccoci arrivati da Sid. Branco di sciocchi. Siamo venuti qua per farci prendere di insulti da questo stronzo. Esatto, infatti noi lo stiamo minacciando con la nostra chiave gigante. Ah, è una specie di navigatore, un tom-tom praticamente, quello che abbiamo trovato, e lui ce lo sta installando. Ok, quindi prima dobbiamo andare nel terzo distretto, nella porta col fuoco, a consegnare questo libro, perché anche lui ci sta sfruttando. Esatto, poi possiamo andare a controllare la stanza meccanica, che si sono sentiti dei rumori di campane. Vabbè, andiamo. Nessuno ci paga per tutto questo sbattimento. Ovvio che no. Aiuto, madonna. Aiuto. Distretto 3. Terzo distretto, eccoci qua. Ecco la porta di fuoco. E si è aperta. E l'abbiamo accesa. Ok. Oh mio Dio, che fiche. Ed eccoci qua, che sembra il fil rouge di mai dire banzai. Ecco una entrata. E non c'è niente, c'è una stanza vuota. Esatto. Siamo venuti qua per consegnare un libro. Kairi! Ma c'è Kairi! Dove scarabocchiavamo sui muri. Ah, dove lei l'ha fatto rimanere di merda perché scarabocchiava Goku al posto di lui. E lui sta parlando con nulla. Esatto. Perché è strafatto peggio di prima. Ma Gomerlino! Che ora lui cosa fa? Esce fuori tutta la casa dalla borsa cantando che ti poghi. Cioè, gli abbiamo chiesto a Ma Gomerlino. No, mamma mia, ma siamo dei maleducati di merda. Bla, sì, un momento. Un momento cosa? Un momento cosa che deve arredare tutta la stanza. Quindi esatto. Tra 2-3 settimane abbiamo finito. In realtà non sta cantando. Ed eccolo qua, okay. Ha uscito l'Ikea dalla sua borsa. Minchia, ma almeno una libreria invece che buttarli così i libri? No, eh. Il re ha chiamato Merlino per dire: fagli fare pratica con le magie. In tutto ciò Pippo e Paperino stanno cercando il re. È un inseguimento inutile questo. Esatto, c'è una piccola carrozzina. È quella di Cenerentola. In miniatura, sarà tipo un action figure. Eccola. Il vostro re ha chiesto anche a me di aiutarvi. Ah vabbè, a tutti, ok. A tutti, tranne che a noi, che lo stiamo cercando come degli stronzi. Ecco, vediamo lei cosa ci vuole dire. Sono preoccupata per Cenerentola. Ah, anche lei è a rompere i coglioni per conto di terzi. Consegniamo subito il libro a Merlino. Dove cazzo è Merlino? E fingiamo di non aver sentito niente in quanto, per quanto riguarda Cenerentola. Non lo so nemmeno io. Bene. Anzi, non è neanche mio, allora perché gliel'abbiamo portato? Quindi questo libro, come ci aveva detto prima Sid, sì, ha delle pagine mancanti che noi durante il nostro viaggio troveremo. Di, ma questo aveva un cuore così forte che al posto di sparire è diventato un cristallo. Okay. Non possiamo aiutarlo, perché no? Tanto fatto 30, facciamo 31. Ah, possiamo invocare Simba. Vabbè, qui c'è il Merlino libro. Che si rende conto che deve comprare una scrivania. Dove ti trovi? In un libro. Qui c'è, leggi.
Un prato deserto, diamo un'occhiata. Sì, tanto ormai siamo sfigati come siamo, dove possiamo andare a fare? Cosa vogliamo andare? Abbiamo fatto benissimo. Cosa? È confuso. Allora si dà le botte in testa. No, ma in botta anche lui. È in astinenza lui. Mamma mia. Sta pensando dove trovare uno spacciatore. Stavo pensando a come dire addio a Pooh. Devi dire addio a te stesso. You come to say goodbye to Pooh. Ma no. Aiuto, ma lui è prossimo al suicidio? C'ha se stesso, l'amico immaginario se stesso. Ma io non me lo ricordavo così conciato l'ultima volta che ho visto i cartoni. Ha fame. Hai fame, certo, chimica. Abbiamo capito che cosa è successo a questo povero orso. È devastato dalla fame chimica. Mamma mia. Che depressione. Se lui è messo così, io come può essere messo? Ma non ci voglio nemmeno pensare io. Che già era depresso prima, un povero asinello dove gli ficcavano tipo le puntine nel culo. Credo che poteva essere tutta questa gioia immensa. Bene, dopo questo fantastico incontro che non volevamo avere, perché mi ha rovinato tutta l'infanzia vederlo in queste condizioni. Esatto. C'è un altro albero. Vediamo che c'è. Questa è casa di, non me lo ricordo. Io non lo so, vedevo... questo secondo me è l'ingresso di San Patrignano. Vedi che c'è scritto Sanders. Sanders, Mr. Sanders. Suoniamo questo citofono all'avanguardia. Noi entriamo da maleducato. Ovviamente. Ancora lui. Ancora lui che cerca. Mamma mia. Madonna. Guarda finestra. Come si è venduto tutto. Non ha più niente. Oh, un gufo gigante. Fammi indovinare. Vorresti sapere che succede adesso? No, purtroppo l'ho già capito e mi piange il cuore. Le pagine sono sparse per diversi mondi. Vabbè, ma questo l'avevamo già capito da prima, quindi non possiamo fare nient'altro finché non troveremo. Non possiamo visitare nient'altro. Le altre pagine, esatto. Quindi Winnie the Pooh rimane conciato così, fame chimica, leccare basetti. Finché non. Ma io non lo volevo vedere così. Questa cosa mi ha distrutto la vita. Detto ciò, possiamo tornare indietro perché prima di ogni cosa dobbiamo andare nella stanza meccanica, come ci aveva detto Sid. Wow. Il terzo distretto, di nuovo in questo postaccio del cazzo. Che succede? Ma che succede? No, di nuovo. Ancora. Riku. Riku le uccide. Abbiamo trovato Riku. Sì, cosa ci farà qui? Però per una volta sta facendo qualcosa. Kairi quindi non è nemmeno con Riku. Abbiamo interrotto Paperino malamente proprio. Siamo sempre più maleducati. Mi sa che Riku è geloso del fatto che noi abbiamo due nuovi amici. E lui non ha nessuno. Eh beh, non ha diviso il pupù con nessuno. Ma non dovrebbe sparire dalla sua Esatto, invece lui lo può tenere. Ah, quindi lo ietta con il rischio di romperglielo. Okay. Noi volevamo che Riku venisse con noi, ma a quanto pare... Paperino e Pippo continuano a dire il fatto che, vabbè, giustamente non può venire con noi, dove entra nella nave. Beh, si sono rassegnati al fatto che lui è sparito. E speriamo noi sempre di trovare Kairi prima o poi, perché glielo vogliamo ancora buttare. Non possiamo finire Kairi. Il gioco senza buttarglielo. Ma questa stanza prima era vuota, ora ci sono le luci accese, ti ricordi? E sono tutti qui in una reunion, forse lo sta appendendo al muro. Avete sentito parlare di Malefica? Solo in città, ma sì, come? Stiamo parlando di Malefica, di tutto. Non è zia Caterina che ha letto 2 o 3 libri di esoterismo e adesso fa le sedute spiritiche in cantina. Ah, quindi lei si occupa dell'infestazione. Quindi noi dobbiamo andare da questa stanza. Eccola, oh mio Dio, è con Riku. Mamma, Malefica gli sta mettendo contro. Sì, Malefica sta mettendo in mente a Riku idee orribili sul fatto che noi abbiamo dei nuovi amici. Guarda quanto è stronza. Ci vediamo nel primo distretto. Va bene. E quindi con Malefica in giro noi andiamo a perdere tempo a suonare una campana di merda. Esatto, cercare la campana nella stanza meccanica. Aiuto questa parte vicino all'hotel. Tagliamo le scalinate. Arriviamo nella stanza meccanica. Ed eccoci qua. C'è qua. E dove sta campana? Com'è bella. Dall'altra parte. Ma secondo distretto. Ok, fuori dalla stanza meccanica. La scala che ci porta alle campane. Un branco di sturacessi. Facciamo il trio subito. Spacchiamo tutto. Pam. Ma che cazzo? 3 che vanno di faccia contro un muro? La campana, tiriamola 3 volte quindi. 1, 2,
Ce la faremo. Tre. Le farfalle. Una serratura della città di mezzo. Chiudiamola, io la chiudo a modo mio con... È preciso comunque, c'entra precisa il nostro gameplay. Chiudiamo subito. Non ci credo, non e ci arriva credo. Lui, arriva lui di cui non avevamo assolutamente bisogno in questo momento. Lui. Mamma mia, ma... Invochiamo Simba? Vediamo quanto sarà forte, poi è fighissimo. Ecco, Simba è tipo troppo figo. Guardalo. Eccolo! Ma niente, ruggisce a caso, in realtà non serve a un cazzo, Simba è solo in mezzo ai coglioni. E se n'è andato. Però. Ma non è servito a niente. L'abbiamo ucciso, no, l'abbiamo ucciso. Ma Simba è arrivato, ha fatto. E poi se n'è andato. Più il tempo di evocarlo che di vederlo. È vero. Si sta ricomponendo in un'altra forma. È ancora più brutto di prima. Aiuto! Simba! Simba! Vediamo se questa volta non ruggisce e basta. Quindi ora vediamo di farlo ruggire un po' dopo, non subito. Oh mio Dio! Vai, carica, Simba! Carica! Ma sei andato già! Sì, Simba. Ma lui ha la sua comparsa da VIP. Quasi! Sì! Vai! Sì! Uscita il moviola! Basta! Il moviola, eccoci che sta toccando. Oh! Che fatica! Chiudiamo la serratura della città di mezzo! Ora direi che torniamo da Sid a dirglielo. Ed eccolo là, fa pipì contro il muro. Va bene, mi ha regalato delle robe. Cassetta postale. Invochiamola. E noi abbiamo una cartolina. Un cottage ci ha dato. E che cazzo. E per oggi questo è tutto. E ci vediamo nel prossimo video. Per restare aggiornati con noi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Mettervi piace alla pagina Facebook. Buonanotte ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.